Perché esiste il decreto legge del 2017 sulle intercettazioni? Questa è la domanda retorica che si sono posti i relatori dell'incontro in tribunale organizzato dalla scuola forense. È stato Attilio Bolzoni, giornalista di Repubblica, conosciuto ai più per le sue inchieste di mafia e per aver firmato il caporegapi, a moderare l'incontro. Che sia una legge ipocrita e che voglia mettere bavagli a tutti è fuori di dubbio, però è anche un po' un pasticcio perché le cose resteranno come prima. Questa rilevanza delle notizie dal punto di vista penale è un pasticcio perché una notizia può essere non rilevante in una fase dell'indagine e molto rilevante in un'altra. Poi il divieto di pubblicare le frasi tra virgolette è terribile perché può provocare, diciamo, delle interpretazioni che possono essere ancora più dannose della pubblicazione integrale e originale. Io credo che i giornalisti facciano bene a protestare, però i giornalisti dovrebbero anche riflettere su cosa significa fare giornalismo, che non è raccattare le carte della polizia giudiziaria e del PM e poi mettersi la targhetta giornalista d'inchiesta. Il giornalismo d'inchiesta è un'altra cosa. Copiare le inchieste dei pubblici ministeri e della polizia giudiziaria è un'altra cosa ancora. Ha pungolato i presenti su alcuni temi che hanno riguardato la natura della legge. È stato il presidente nazionale delle Camere Penali a rispondere per primo. Le intercettazioni sono un mezzo indispensabile per alcune indagini, ma devono servire solo a questo. E quindi è giusto che questo mezzo così invasivo venga limitato per ciò che è davvero utile e necessario. Per quanto riguarda la nuova normativa, è una normativa che si proponeva degli obiettivi condivisibili e invece, a mio modo di vedere, non raggiungono questo obiettivo e tra l'altro compromettono in modo significativo il diritto di difesa. Quindi l'obiettivo che si proponeva era corretto, le modalità per raggiungerlo no. Ad introdurre i lavori il giudice Giovan Battista Tona. Questa legge è uno sforzo che da molti è un po' giudicato incompiuto. In realtà per un corretto utilizzo delle intercettazioni ci vogliono una serie di dati che non vengono dalle norme. Una buona cultura investigativa, una buona cultura della tutela della riservatezza delle persone. Una buona cultura dell'uso delle intercettazioni come strumento giornalistico. Non sempre c'è cultura e non sempre quella che c'è è buona. Nell'incipit è stato ricordato l'avvocato Emanuele Limuti, recentemente scomparso, per l'amore per la professione e la dedizione al lavoro, e lo hanno fatto due allievi, l'avvocato Giacomo Vitello e l'avvocato Boris Pastorello. Tanti, troppi vulnus della riforma che sono stati rilevati durante il dibattito. La risposta del perché il decreto è stato fatto è da cercare altrove, oltre che nella ratio della legge. Troppe le contraddizioni velleitarie, una sorta di vorrei, ma non so cosa posso fare, come ha detto il giudice Tona nel suo intervento. Già il rifugio nel meccanismo della delega è un indicatore importante.